secondo da giocare, un canestro incredibile dal suo uomo di maggior carisma e direte, commenti, non ce ne sono da fare. È incredibile, quando si stavamo parlando di sconfitte è arrivato questo canestro impossibile di Vincent. Credo che sia una cosa più unica che rara. Una gioia immensa. Credo che soltanto alle Olimpiadi del 72 si possa verificare una situazione di questo genere. Una gioia immensa battere la Benetton in questo modo. Penso anche per il pubblico. Sì, è stata una cosa assolutamente incredibile. Vincent ha ricevuto... si è girato e da tre punti ha trovato un canestro assolutamente incredibile. Ora è tornato con i compagni sul terreno di gioco per ricevere la giusta ovazione. Direi una situazione incredibile. Della Valle ha fatto un'apertura davvero quarterback del football americano. E Vincent l'ha concretizzata, davvero fuori classe. Dopotutto era stato lui nel primo tempo e per il resto della partita a regalare alla Robe di K, a far restare, scusate, la Robe di K in partita per tutto il match. Vediamo ora i punteggi finali. Abbio ha realizzato 18 punti, 14 della Valle, 4 Masper, 26 il Melnik, 8 Prato, 2 Silvestrin, 4 Trevisan, 33 Vincent per il Benetton, 3 Mian, 27 Jacopini, 29 Kukoz, 4 Esposito e Ragazzi, 14 Tigel, 9 Vianini e 18 Rusconi. Sentiamo la Valente, un ultimo commento. Ma io dico che è una vittoria che fa tanto morale perché è venuta in un modo inaspettato. Comunque un risultato voluto dal primo all'ultimo minuto. È chiaro, poi c'è stato anche un pizzico di fortuna nell'ultimo tiro di Vincent, però onestamente devo dire che è una vittoria meritata, perché penso che Torino, essendo inferiore, ha fatto tutto il possibile e l'impossibile per cercare di contrastare questa Benetton e ci è riuscita. Onore al merito della Benetton, perché è una grandissima squadra e ha dimostrato anche, magari non essendo ancora al meglio, di poter vincere con chiunque, ha dei grossi campioni in squadra, quindi sicuramente non sarà questa qui la partita che comprometterà il suo cammino. Comunque per noi sono due punti importanti, fondamentali, anche perché adesso ci aspettano due trasferte consecutive molto, molto difficili a Livorno e a Trieste, quindi abbiamo due punti che trovati per strada, ma con un grande cuore. Io ringrazio Fabrizio Valente della collaborazione, vi ricordo ancora il punteggio finale, la Robe di K ha superato dopo un tempo supplementare il Benetton 112 a 110. Da Franco Granello un buon proseguimento di serata.